Ecco, torniamo insieme e parliamo ancora dei nostri soldi, perché c'è una notizia che in pochissimi sanno, vale a dire è illegittima l'IVA sulla TIA, cioè la tassa sui rifiuti praticamente, e la Federconsumatori giustamente sottolinea che ora il governo non ha più scuse. Quindi cosa si può fare? In questo caso ci viene in soccorso il vicepresidente di Federconsumatori, Mauro Zanini. Dico bene? Buongiorno, esatto. buongiorno presidente. Buongiorno. Allora, è una cosa di cui si è parlato veramente poco, quasi nessuno sa che può richiedere il rimborso dell'IVA per gli anni passati anche, giusto? Sì, diciamo che è già da una sentenza del 2009, del luglio 2009 della Corte Costituzionale, ma poi ci sono stati diversi tentativi per insabbiare e per, diciamo, far sì che non venga restituito agli italiani questa IVA non dovuta pagata sulla tariffa, avendo presente che va chiarito, insomma, che ci sono in Italia 1204 comuni che applicano la tariffa di igiene ambientale o tariffa integrata ambientale, mentre invece i restanti milioni di famiglie italiane invece negli altri 6.000 comuni pagano invece la TARS, la tassa, e quindi il problema dell'IVA non sussiste. Lì non sussiste, quindi la TIA è una tassa e non una tariffa, di conseguenza si può richiedere questo rimborso fino a quanti anni prima? Beh, si può andare indietro fino, diciamo, anche a 10 anni se il passaggio da TARS a TIA, da TARS a tariffa, è stato fatto nel 1999, come è avvenuto in alcuni comuni d'Italia. Ecco, quindi sono tantissimi anni. Esatto, si può andare indietro fino a 10 anni, tenendo presente che però in molti casi bisogna sempre vedere da quale anno la città o il comune hanno fatto il passaggio da tassa TIA. Ecco, noi chiaramente stiamo parlando qui a Roma, e quindi sappiamo bene che quello che sta dicendo lei è assolutamente verificabile. Quindi esatto, si può fare questo tipo di richiesta, ed è una notizia anche, fra le altre cose, che sta girando più che altro con un passaparola via mail. Spesso e volentieri arriva infatti anche a me questa email in cui si dice: attenzione, puoi fare questo. Ma c'è anche scritto che se non si fa la richiesta di rimborso, ora non so se è un refuso o un'informazione percepita male, cioè se non si fa la richiesta si continua a pagare quest'IVA, è vero? No, diciamo che sì, la richiesta noi consigliamo di farla, pur sapendo che è una battaglia molto grossa, complessa, perché qui riguarda 6 milioni di famiglie e riguarda la possibilità, il diritto di chiedere un rimborso che riguarda 1 miliardo di euro di restituzione per 6 milioni di famiglie, quindi è una cifra considerevole, e questo ha determinato in passato anche un atteggiamento del governo di non assumersi le proprie responsabilità, ma di prendere tempo, oppure di aver fatto un decreto per dire che la tariffa è da intendersi a tutti gli effetti come prestazione di servizio e che l'IVA gli va applicata. Ecco, no, volevo anche sapere se non facendo questa domanda si continua a pagare l'IVA. La domanda va fatta per interrompere i termini di prescrizione. Purtroppo le aziende, in questo caso anche a Roma, l'AMA, che dal 2003 è avvenuto il passaggio da TARSU alla nuova TARI, a Roma viene chiamata TARI, da allora l'IVA è sempre stata fatta pagare fino a tutto il 2009. Nel 2010 è stata abolita. Il comune è stata eliminata, però è stato fatto un aumento del 9,8%. Quindi è la stessa cosa? Sì, è stato fatto un aumento della tassa del 9,8%, quindi di uguale importo dell'IVA tolta. E poi nel 2011 è stata deliberato il ripristino con anche il recupero per la parte di anno non applicata
il recupero dell'IVA. Ecco, allora la cosa consigliamo, a questo punto la cosa è chiarissima, va assolutamente fatta questa domanda di recupero, perché è una cosa giusta, perché ci sono stati tolti dei soldi che non dovevamo assolutamente pagare. Si può richiedere il tutto andando sul sito della Federconsumatori e si trova con molta facilità il modulo da compilare per fare questa richiesta. Ricordatevi appunto che la Federconsumatori in ogni caso è sempre in prima linea per queste battaglie. Io la ringrazio, dottor Zanini. Prego. Oltre che sul nostro sito, anche presso le nostre sedi della Federconsumatori, sono oltre 1000 sportelli sul territorio nazionale che li possono trovare l'elenco anche tranquillamente sul nazionale. Sito, certo. Va bene, grazie al dottor Zanini, vicepresidente di Federconsumatori.